Trova il cibo per ottenere salute e polvere bonus. La banchina. Luogo molto molto lontano. Ma dai, ma come si muove quel Vedo l'ora drago? di questo viaggio, capo. Ma temo di avvertire una, come dire, spiacevole presenza sul nostro cammino. Vado in avanscoperta e renderò sicuro il passaggio. Nel Tutto quello che frattempo, vuoi. divertitevi. Tutto quello che vuoi, micio. Non ci sono. Ma guarda! È veramente un downgrade totale rispetto al secondo gioco. Tra parentesi, in realtà dovrei dire il primo gioco che sarebbe il secondo titolo, quindi dirò questo è il terzo, quello era il secondo. Cioè, guarda sti fiori, sono macchie rosse su dello sfondo verde. Un orco, colpitelo! Aspetta, che non riesco. Ma scusa, la gente non lo sa che sono l'attuale sostituto del re? Ma guarda! Basta con ste pallette! Hai rotto il cazzo! Basta un po'! Mamma mia, ma sti paesani maledetti! Vediamo gli obiettivi, scusa. Completa il livello senza morire. Il turista trova tutte le tazze regalo. Il risoluto infligge 5 colpi di grazia. Salvatore, libera i prigionieri di Uncino. Musicista, distrugge il piano di Uncino. Ok. Il piano. Ci sto. Questa è stata molto più divertente dell'altra. No, 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 triangolo. Triangolo è il colpo finale. Sicuramente. Ah, aspetta, ci sono allora delle zone segrete. Più o meno. Dio mio, come va a scatti sto gioco. E non è la PlayStation qua, Qua è proprio il gioco. Scusami, Allora se posso salire sul muro. Devo ricordarmi. È una cosa che io non faccio mai nei giochi. Ed è probabilmente sbagliato. Non mi paro mai. Prendilo e dagli un pugno in testa. Alla Bud Spencer, guarda. Vabbè, questo no. Diciamo che questo Bud Spencer non lo faceva. E dai, ste bastonate. Aspetta, aspetta, aspetta. Ah, vabbè, dai, non importa. Bud Spencer, uguale. Stessa roba. Prendi tutta la polvere di fata. Aspetta, gatto, che prendo i soldi. Ho bisogno di 3.500 monete per il tuo costume, gatto. Bene, bene, bene. E questa è la tua idea di avanscoperta? Sei a pochi metri dal punto di partenza. Forza, muoviamoci. Sei, come posso dirlo? Sei troppo rotondo per passare da quella porticina. Lascia fare a me. È animato orribilmente. Ehi, che bel posto per fare due passi. Ok, aspetta. Anche il gatto c'ha il colpo caricato. Ok, c'ha una calata di spada con il cerchio. Non fate caso a No, me. Devo fare triangolo, devo ricordarmelo. Aspetta. Ok, ce l'abbiamo fatta, avevo paura di non riuscire a prenderlo. Arrivo. No, vorrei fare i colpi finali di gioco, però, sai? È un gatto quello là. Perché No. indossa gli stivali? Ci Perché prende a so, è calci il negli gatto indietro e ti con gli preoccupi degli stivali. Non stivali. riesco a passare, sono in testa al tipo. Ma gli abbiamo dato una Prendetelo testata e nel occhio alle culo, ma sul unghie. serio? Ah beh, aspetta, aspetta. No, col gatto mi sa che non facciamo in tempo a fare la presa come Shrek dal basso. Ma gli diamo le testate nel culo, ma scusami. Infligge 5 colpi di grazia. Salvatore, liberare i prigionieri. Perfetto, completare senza morire. Il più è che non c'è una barra di vita, quindi non so quando si muore effettivamente. La porta è stata sfondata! La porta La è stata porta è stata sfondata! sfondata! Significa che ha trovato l'interruttore? Uomini, prepararci ad attaccare l'orco! Ma come cazzo Ha detto parlate? orco? Correte! Dai! Calmo un attimo. Non c'è il tempo di farlo. Vabbè, non importa, facciamo i colpi di grazia. I colpi di grazia almeno mi prendo un po' di polvere extra. Ok, lo sapevo che potevo distruggerlo. E incredibilmente l'unica cosa rimasta di Uncino è la sua gamba. Vieni qua.
Non ci arrivo. No, dai, è finito là sopra. Non ci credo. Guardalo dov'è. Guardalo. Ti prego, scendi da solo. Ah, devo pure seguire... Ok, ho capito come funziona la meccanica del prendere la gente dal sotto. Cos'è? Cos'era quella roba? Dio mio, ma... Perché? Dammi sta polvere, va. Hangard. Ecco fatto. Hangard. Posso aprirlo? Sto cercando di aprirlo, gioco. Hangard. Dovrebbero essere una decina di monete queste qua rosse, però... Perché sono rosse? Vabbè, quella è una scelta logistica del gioco, non è importante. Distruggiamo il piano. Ecco fatto. Che poi, tra l'altro, dentro il piano c'era... Aspetta. E non l'ho preso. Ma tu non eri svenuto, ma scusami. Ma tra l'altro, contro chi sta combattendo il gatto? Che ti vedevo muoverti, Prego, vi ho appena liberato. Abbiamo fatto tutte le missioni, in pratica. Ci manca trovare altre due tazze e non morire. Quindi sì, direi di sì. Spingi. Hangard. Ma scusami. Ah, ogni tanto arriva qualcuno dal gatto. Ecco perché combatte. Giustamente. Vabbè, quanto vicino sorpresa, però. Sorpresa, pirati e banditi al molo. Che cosa penserò di fare? Non lo sanno che devo prendere una nave? Chissà come mai sono qui allora. Ma ho trovato un disegno, è incredibile. Ma che fai? Ma stattene buono. Ma stai buono, cerca di fare gli attacchi da dietro. Ci manca ancora un bicchierozzo. È molto probabile, visto che siamo nel molo e abbiamo distrutto la statua di un cino, che il boss sarà un cino stesso, no? Ma il problema di questo gioco è che c'hai la vita a quanto pare, ma io come faccio a sapere quanta ne ho, scusami? Cioè, ho sbagliato tutto della mia vita. E ecco qua, l'ultimo boccale che fai, Shrek. Cosa stavi facendo? Stavi cercando di farti ammazzare. Ci è voluta una giornata per infilarle tutte. Giustamente. Vieni qua, prendi lo Shrek e ammazzalo. Ma perché lo sgambetto? Ma va bene ancora il pugno alla Bud Spencer dall'alto, ma lo sgambetto, perché? Comunque non è male, cioè... I comandi sono reattivi, il gioco non è orribile, a parte graficamente parlando. Hangard! Quello era lo specchio delle brame? Guarda, Shrek, la ciurma è pronta. Credo che mi metterò comodo a sorseggiare un bel drink con tutti i cannucci. Non abbiamo un equipaggio, Ciuchino. Ah no, è uno scudo! Stanno cercando di rubarci la barca! Che cosa? Ah, se la vedranno con... L'orco sta arrivando! Abbassate le passerelle e preparatevi all'arrembaggio. Ma quello è un forcone? Allora, aspetta un attimo. Volevo vedere se potevo rompere la roba. Ecco fatto. No, comunque, parlando sul serio, è comunque buono il gioco, è valido. Certo, magari non un capolavoro attuale, sicuramente, ma sicuramente all'epoca era un gioco giocabilissimo, molto meglio di molti altri giochi che ho provato all'epoca. Esempio Shark Tale. Shark Tale non mi è mai piaciuto, ma anche la ricerca di Nemo in realtà non era fatto così bene. Però sai com'è, gioco Disney, non è che puoi dirgli molto. Prendilo. E anche l'altro. Ecco qua.
Se c'è una boss fight voglio usare il colpo finale. Ma ci hanno fatto un buco nella nave. Abbiamo finito la missione. E vai. Ma dai, ma ti prego. Cos'è sta roba? Vediamo quante monete abbiamo preso. 2500 monete. Titolo molto regale. Tanto poco carino.